Siccità Festival 2023, stiamo girando qui negli stand e non potevamo mancare per chi invece produce l'amandovolo, che è il dolce per eccellenza sangiorgese. Chiaramente andiamo a intervistare, come ti chiami? No, io sono Mazzaferro Pierpaolo, della pasticceria Mazzaferro del Razza sul Mare di Porto San Giorgio. Oh, ecco, già è una conoscenza per noi di Radio FM1, chiaramente essendo fratello in casa di Roberto, c'è una sorta, no? Di vicinanza. Allora, spiegaci in poche parole in cosa consiste la ricetta della mandorla. Allora, guarda, diciamo che questo dolce è un dolce che noi abbiamo, tra virgolette, acquisito da un pasticcere piemontese venuto qui a Porto San Giorgio ai primi del Novecento, che ha aperto la sua pasticceria qui appunto a Porto San Giorgio, e lui faceva già un dolce simile nel Piemonte. Ovviamente nel Piemonte però usava le nocciole. E venendo qui da noi aveva difficoltà a reperire la nocciola, che era l'ingrediente principe di questo dolce che lui aveva creato. Allora ha pensato bene di farlo con ciò che riusciva a reperire in zona. Che è successo? Che lui ha pensato bene di modificare una frutta secca per frutta secca, quindi non trovando la nocciola è riuscito a modificare la sua ricetta con l'utilizzo di mandorle, che era molto più facile trovarle sulla costa, sulla riviera adriatica. Niente, è un dolce dove c'è forte prevalenza di mandorla, ma non di essenza, cioè è un prodotto totalmente naturale questo qui, perché non è altro che una montata leggera di uova, tuorli, zucchero e farina di mandorle. Ma è un dolce per tutto l'anno o prevalentemente? Diciamo che è un dolce che, vista la forte presenza di cioccolato, di mandorle caramellate, di croccante sbriciolato, va per la maggiore diciamo da ottobre, settembre-ottobre fino a aprile-maggio. Qualche volta lo facciamo anche d'estate, però d'estate soffre un pochino come dolce. E tra le persone che vengono ad assaggiare, c'è stata una domanda in particolare, un complimento particolare che ti rimarrà impresso per questa edizione? Guarda, io sono, ti dico la verità, sono appena arrivato, però siamo stati presi d'assalto, perché comunque è un dolce diciamo che qui nella zona è conosciuto. Poi purtroppo non c'è una ricetta codificata. La ricetta, diciamo, originale è di pochi, nel senso chi ha avuto la fortuna in quegli anni di poter lavorare. È un po' come la ricetta della Coca-Cola. Allo stretto contatto con questa famiglia che l'ha portato. E io ho la fortuna che mio padre, che ha lavorato in quella pasticceria e quindi è uno dei pochi che detiene, diciamo, la vera ricetta della mandorla. E allora noi ringraziamo io ringrazio voi. La Terrazza sul Mare, chiaramente l'appuntamento è qui a Tipicità 2023 per venire a scoprire tutti i prodotti marchigiani.